Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video, io sono Dani e oggi siamo qui su OMSI 2 con un Autobus Solaris 18 metri sulla linea della strada 443 sulla linea 675. Questo allarme che abbiamo sentito indica che dobbiamo partire. Se no facciamo ritardo. Ok. Ok, perfetto. Siamo sulla mappa Fikni Sesecin, non mi ricordo come si pronuncia, però ecco, è un nome un po' polacco, mi sembra. Ecco qua. È una mappa abbastanza grande, con molte, molte linee, e io mi diverto a provarle tutte, quindi oggi iniziamo a provarle insieme a voi. Inizio a provarle insieme a voi. Il rumore che sentite sottofondo è l'aria condizionata, quindi. Perché come vedete fa caldo, da poco lo spengo perché sono 22 gradi. Non ci dobbiamo fermare, quindi passiamo avanti. Ok, diamo una bella accelerata, che siamo anche un po' in ritardo e tutto dritto. Tanto qui presto dobbiamo rallentare di nuovo perché c'è la curva a destra. Perfetto. Devo prendere un po' l'area qua perché abbiamo un autobus di 18 metri e non credo che ce la può fare senza la larga. Perfetto. Qua, è un'altra fermata. Vediamo se dobbiamo fermare. Forse sì, forse vogliono salire. Io mi accosto, sì. Vogliamo salire. Perfetto, devo girare a destra. Lo stop. C'è nessuno. Perfetto. Io a girare a destra. Qua, fermata. Siamo su una linea notturna, comunque c'è poco movimento, anche se però serve 18 metri perché è una linea abbastanza lunga questa. E anche abbastanza sulle strade veloci, quindi è meglio sempre un 18 metri per questo tipo di strade. E poi ci sono alcune fermate in cui salgono tante persone, quindi 18 metri sono consigliati.
Perfetto. Questa autoscheda è una bella accelerata, abbastanza rapida. Dobbiamo fermarci noi qui? Sì. No. Non c'è nessuno. E dobbiamo andare dritti, sì. Ops. Perfetto. Ok. Perfetto, vai. Girare qui dentro la zona limite a 30, è abbastanza stretta la strada, eh. Perfetto, partiamo. Qua, fermata. Purtroppo 18 metri, sì, è una linea a 18 metri questa, perché è abbastanza fuori città, poi palinghe lunghe, poi su strade veloci, però queste strade strette qua, c'è cioè, questo tratto di strada stretta che è un po' non è bello da fare con 18 metri se non si è esperti a guidare. E qui ce la faccio, però non è una delle migliori linee da fare. Siamo in perfetto orario. Là. Oddio. Va bene. Quello lì è il nostro collega. Salutiamolo.
Sì, tutti di qua devono andare, devono entrare qua, devono entrare. Collega qua è la 691A. E adesso devo ritornare di nuovo di qua. Sì. Perfetto. Non c'era nessuno cosa salire, nessuno cosa scendere. Peccato, abbiamo sprecato un po' di tempo a fare le manovre lì dentro. Macchina. Un po' stretto qua a fare l'incrocio, eh? Mamma mia. Perfetto, se ne farò verde, dove siamo beccati. Non c'è nessuno che deve salire. Perfetto. 20 gradi vanno bene, perfetto, ora possiamo dar gas e andare alla prossima fermata. Non devono salire, non hanno mostrato se segni di fermata, quindi. Controllo intanto lo specchietto lì di non andare a sbattere sui segnali o con pali, perché veramente ci passo così vicino tante volte. Ok, devo girare qui dentro. Ah, qua un finto capolinea, perché non è il nostro capolinea questo, ma dobbiamo passarci dentro perché è previsto dal percorso. Però mi sa che anche qua c'è qualcuno che deve salire, oh? No. Perfetto, soldare. Perfetto. Qui sono strada stretta, ci sono, mamma mia. Questo vuole salire? Sì. Allo. Salve. Ah, semaforo rosso. E lì c'è il collega. Ciao collega.
possiamo in orario. Come scusa, pieni di buche la strada. Oh, mamma mia, guardate. Su e giù faccio con l'autobus. Pieno di buche. Ehi, che. Oddio, ogni ragazzo in incrocia. Ma bene, ce l'abbiamo fatta. Senza distruggere niente, senza andare sulle monete, sull'erba di là. Guarda che sì, siamo in mezzo alla boscaglia, eh. Ehi, fermata. C'è qualcuno che deve salire, ovviamente. Perfetto. Via. Ma come recupera bene questo autobus in accelerata, veramente è molto molto bella. Buona. Il finestrino aperto, perfetto. Qui non c'è nessuno, quindi andiamo avanti. E qua devo rallentare, sono delle curve un po' strette. Ah, sì. E qua dobbiamo fermarci. Andiamo avanti noi. Qui c'è il collega. Ciao. Probabilmente deve salire. Allora là è mezzanotte e 20. Mezzanotte, no, mezzanotte precisa, eh. Mezzanotte 20, mezzanotte precisa e 30 secondi. Mamma mia, sta strada quanto è piena di buchi.
Perfetto. Siamo anche un minuto in anticipo, bene. C'è anche una curva stretta, e quindi devo rallentare. Stretta, dai, è una curva normale. Però comunque rallento, vado a 60 per sicurezza. E qua entriamo in città. Ops. Non pensavo di inchiodare così tanto. Vediamo come salire. No. Perfetto. La nostra linea. Sì, destra. Perfetto. Andiamo a gas, che siamo vicini all'ultima fermata. Oh, ok. Qua la fermata. Scarichiamo e ripartiamo. Perfetto. Poi meglio se siamo in anticipo, così nessuno si lamenta per il ritardo, avanti così. Bene, 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 bene. Eppure qua dobbiamo fermarci. Qui c'è un po' di cambio. Salgono e scendono, ma adesso possiamo partire. Perfetto. Bene. Bene, bene, bene. Andiamo a girare a sinistra, se 175, sì. A sinistra. Dovevo entrare in questa biglietta qui. Non tocchiamo la macchina, vero o no? Ok. E qua c'è la fermata. 675. Perfetto. Poi vado in giro a destra. Ecco, questo pezzo qui è un po' troppo, veramente un po' stretto per i 18 metri, però ecco ragazzi, io vi consiglio 18 metri in sta linea qua. Lampa di sta. Oh, perfetto. Mi è venuta veramente bene questa strada, mamma mia. C'è bisogno di un po' di esperienza, per guidare così come 18 metri come me. E questa dovrebbe essere l'ultima fermata, esatto. È andato un po' prima l'annuncio dell'ultima fermata, però. Ecco qua. E quindi, ragazzi, io siamo giunti al termine. Vi ringrazio di aver partecipato in questo, riguardo a questo video. Vi ricordo di lasciare un bel like, iscrivervi al canale e condividere questo video. E quindi, ragazzi, vi raccomando, ci vediamo alla prossima. Ciao!